Buon pomeriggio, bar 800 di Carnago, non lontano da Milanello, è appena finita la conferenza stampa di Stefano Pioli. Voglio ricordarvi sempre la possibilità di mandarmi le domande sullo spazio riservato sulle storie. Ci sono le domande, i Q&A, questa sera nel video del tardo pomeriggio risponderò a tutte le vostre domande. Ma veniamo alla conferenza stampa di Stefano Pioli che fra poco vi faccio sentire, una conferenza stampa dove parla del momento, del futuro, ma soprattutto del presente della partita col Monza e anche un bilancio che gli abbiamo chiesto riguardo a questa fase della stagione, di questa prima fase della stagione. Un Milan che come si presenterà contro il Monza? E ci sono varie ipotesi. Ieri sembrava che ci fosse, direi, la quasi certezza di non tantissimi cambi, soprattutto difesa e centrocampo. Invece oggi, questa mattina, ha provato altri giocatori, poi ne parliamo. Ma adesso sentiamo Stefano Pioli, la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Monza. Ricordo, domani alle ore 18, signor Marinelli. E voglio anche ricordarvi di scaricare sempre la app numero 10 dal link in descrizione e avrete tutto sul weekend di calcio italiano e europeo. Ma sentiamo Stefano Pioli. No, perché purtroppo sono situazioni che possono capitare, ci sono dei momenti che possiamo attraversare così, ma ripeto, ho a disposizione un gruppo forte, recuperiamo giocatori come Kier, recuperiamo giocatori come Charles e quindi miglioriamo sicuramente l'organico e sono a disposizione, vedremo quando impiegarli. Assolutamente non temo questo pericolo perché ho visto i giocatori molto motivati, molto attenti, non abbiamo assolutamente parlato della prossima partita se non quelli di domani, perché ripeto, conosciamo le difficoltà, conosciamo le insidie e vogliamo assolutamente continuare il nostro periodo positivo in campionato. È qualcosa che non ho pensato, perché se partiamo con questo ragionamento secondo me cominciamo col piede sbagliato, perché nel campionato italiano non si possono sottovalutare nessun avversario, nessuna singola partita, e il calendario lo rendi più o meno agevole tu con le tue prestazioni, con la tua mentalità, col tuo livello di qualità di gioco, quindi su quello che noi dobbiamo puntare e pensare e sapere che la prossima partita è quella più difficile, quella più importante. Sì, io credo che in generale, non è solamente la tua domanda, in generale si faccia troppo riferimento sempre alla condizione fisica, non siamo stati squadra compatta, abbiamo perso le distanze troppo presto, siamo diventati due tronconi, non una squadra che si muoveva avanti e indietro insieme, ma due tronconi, cinque dietro e cinque avanti, questo sicuramente quando poi dilati gli spazi dai l'impressione di essere meno performante, ma perché non siamo stati una squadra compatta, una squadra corta che è riuscita a palleggiare, che è riuscita ad aggredire bene, quindi cercheremo sicuramente domani di far meglio, perché credo che nell'ultima partita tante situazioni potevano essere gestite con più lucidità e con più attenzione. E intanto non mi ha chiamato prima della partita, questa settimana non mi ha chiamato, no, che è una battuta, insomma prima me l'ha chiesto, non mi ha chiamato in questi giorni, e in passato mi ha chiamato, si parlava un po' di calcio in generale, poi lui esprimeva quelle che sono le sue idee anche a livello tecnico-tattico, e una di quelle era senz'altro quella. Beh, è chiaro che più passa il tempo, più sono integrati, più conoscono un modo di lavorare diverso, un modo di stare in campo diverso, sono ragazzi validi sicuramente, quando ci sarà bisogno, quando ci sarà l'opportunità dimostreranno il loro valore. Per quanto riguarda la prestazione di Adli, quando sei poco squadra anche le prestazioni singole vengono un attimino penalizzate, ma io sono contento della sua prestazione, era il debutto in una partita difficile contro una squadra molto fisica dove era difficile trovare gli spazi, credo che gli sia servita tanto questa esperienza, quindi sicuramente poi potrà fare ancora meglio. E che non sarà toccato dal turnover, non mi piace il turnover, mi piace più rotazioni, non è così scontato perché 7 partite sono tante anche per un portiere, soprattutto per il portiere, perché a livello mentale richiede tanto dispendio di energie. Tata è un portiere esperto, un giocatore maturo, un giocatore molto rispettato dai propri compagni, un giocatore che sicuramente darà il proprio apporto per far sì che
che tutta la manovra difensiva e offensiva, perché adesso il portiere è diventato anche molto importante nella costruzione, soprattutto contro determinati avversari, credo anche domani sarà l'uno dei pochi giocatori ad avere un po' più di tempo per fare la scelta giusta e quindi ci dovrà dare delle buone soluzioni anche in quel termine lì. Di diverso, io credo che Divock sia un centravanti completo, ma come lo sia Olivier, nel senso che entrambi sanno sia venire a giocare tra le linee per raccordare un po' il gioco, per far salire la squadra, entrambi sanno attaccare la profondità. È completo, Divock è completo perché è un giocatore fisico, un giocatore tecnico, calcia bene entrambi i piedi, ha buona velocità nello spazio, quindi è sicuramente un giocatore completo, così come lo è Olly. La scelta cadrà in base alla loro condizione fisica, in base anche alle caratteristiche della partita che pensiamo di poter interpretare. Ma dipende, Charles è un giocatore offensivo, può giocare dentro il campo, può giocare centrodestra, può giocare centrosinistra e quindi verrà utilizzato in quelle posizioni di campo. E tanto tanti auguri, li ho già fatti, ma li faccio molto volentieri perché è un ragazzo fantastico. Perfetto, perfetto in tutto per tutto, per disponibilità, per professionalità, per serietà, per educazione e quindi sono solamente soddisfatto delle sue prestazioni, non ho nessun dubbio che tutte le volte che Matteo viene chiamato in causa si fa trovare pronto, per un ragazzo che si prepara così, è un giocatore intelligente, è un giocatore che ha qualità anche nella costruzione, quindi è un giocatore sicuramente pronto per darci un contributo importante. Sì, Grazie. sì, possibile, possibile. È sempre la disponibilità dei giocatori a lavorare in un gioco di squadra che fa la differenza. E più giocatori di qualità riusciamo a mettere in campo, chiaramente credo che più possibilità abbiamo di vincere partite. E dipenderà da partita in partita che sì, ci aspetta un avversario, credo, per quanto riguarda la fase difensiva, molto simile al Verona. E qualcosa potremmo anche cambiare in base ai nostri avversari, in base al nostro modo di costruire con qualche posizione diversa rispetto a quella che abbiamo preso nella partita scorsa. Io non l'ho vista ancora. Però c'è una scena in cui vi parlate anche, si vede, c'è una scena. Zlatan in tutto quello che dice, in tutto quello che fa, non è mai banale, è sempre molto attento, molto intelligente, molto. Conosce bene come vogliamo giocare, come prepariamo le partite, quindi è sicuramente di grande aiuto per i propri compagni e anche di grande possibilità di confronto con me, quindi è solamente una presenza super positiva. Credo che stia procedendo bene, ma è ancora un recupero ancora un po' lungo, ci vorrà ancora un po' di tempo per rivederlo in campo, ma sta lavorando con la solita determinazione, con il solito spirito, con grande volontà. È bello qua dentro il mio anello, sta bene con i ragazzi, quindi è una presenza molto molto importante. Buongiorno Stefano, Buongiorno. ci sono dei ma rispetto alla scorsa stagione? Parlo del cammino di queste prime 10 giornate. Si dicono tante cose, manca che sì, e allora la difesa è meno protetta. Vai a vedere, 9 gol subiti l'anno scorso, 10 quest'anno, ci siamo. 23 gol realizzati l'anno scorso, 20 quest'anno. Ci sono i 5 punti in meno, ma neanche 2 il Napoli. Riguardo a questo cammino, ci sono dei ma da dire a questo Milan e quali sono, se ci sono, secondo lei? Credo che sia, cioè capisco l'analogia col campionato scorso, ma credo che ci sia un calendario completamente diverso rispetto alle prime 10 giornate di campionato scorso e che in queste 10 partite, secondo me, la squadra meritava di raccogliere qualcosina in più. Mi riferisco soprattutto, secondo me, una delle migliori partite che abbiamo giocato è stata quella col Napoli, assolutamente. Poi dopo ci sono state tante cose positive, alcune situazioni negative che vanno sicuramente cercate di migliorare perché il livello deve essere alto, perché dobbiamo fare tanti punti e vincere tante partite, questo assolutamente sì. Queste le parole dunque di Stefano Pioli. Quali i titoli? E il titolo, alla mia domanda forse, dobbiamo chiudere le partite. Dobbiamo essere bravi a chiudere le partite. Tante volte abbiamo avuto la possibilità di chiudere e non l'abbiamo fatto. Gli avversari sono forti e gli avversari, poi vedi Empoli, poi possono anche pareggiare, portarsi eventualmente e poi soprattutto cercare di andare in vantaggio. Troppe volte in questa stagione il Milan ha dovuto inseguire, quindi
una situazione non sempre facile. Il Milan è stato bravo, è forte dentro, è forte ed è pugnace, è feroce nella ricerca del risultato, però a volte non riesce ovviamente a dipanare la partita perché è sempre condizionato da questo svantaggio iniziale. È successo in Europa nelle due col Chelsea e con il Salisburgo, è successo con l'Udinese per esempio, è successo con il Napoli, per ricordare le ultime partite, è successo con l'Inter. E insomma, poi ovviamente si sprecano anche troppe energie per riuscire a recuperare e poi andare in vantaggio, cosa che il Milan ha sempre fatto. Un Milan che, ricordo, ha 5 punti in meno, ma anche il Napoli 2 rispetto alla scorsa stagione in meno, però come gol 20 su 20 contro 23 e gol subiti 9 l'anno scorso, 10 quest'anno. Ma veniamo a quello che ci interessa, la formazione. Vi dico quella che ha provato oggi rispetto a ieri, poi nel video di questa sera andremo ulteriormente ad approfondire. A questo momento sembrerebbe, con un paio di dubbi, in porta Tatarusanu e non ci piove. A destra, dubbio, Kalulu Dest. Credo Kalulu, ma c'è Kalulu Dest. Poi c'è Kjær, che giustamente deve portare a casa energia nelle gambe, perché sarà lui il titolare, visto l'assenza di Tomori, contro lo Dinamo Zagabria. E con di fianco lui, appunto, Tomori, che purtroppo è in sosta forzata. A sinistra, Theo Hernandez. A centrocampo, con Bennacer eravamo abbastanza sicuri. Ieri aveva provato anche Tonali, però oggi ha provato di più l'alternativa, cioè Pobega. Là davanti, Messias sembra certo, sembra che Diaz sia favorito su De Ketelaere, mentre grandi novità là davanti, perché là davanti sembra che giochi a sinistra Rebic e davanti Origi. Mi piace o no questa soluzione? A me questa soluzione piace. Poi vedremo se sul campo questo mio gradimento sarà avallato da una buona prestazione. Voglio sempre ricordarvi anche di andare su Spotify per il mio 7° podcast della storia del Milan, e su Spotify, e se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.